Approfittiamo, ragazzi, dell'abusivismo di Agostino. Qualcosa è andato storto nella registrazione della mia faccia, ma va bene. Salve a tutti, ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo appuntamento su Forza Horizon 4. Avete già visto che ho il nuovo pick-up di ordinanza malavitosa. L'amico di Gigino, Agostino lo spacciatore, è rimasto davvero impressionato dalle abilità della nostra officina AM4R. Quindi ha deciso di darci una mano per i nostri affari dalle parti di Fortune Island. Quello che stiamo andando a vedere oggi, ragazzi, dovrebbe rendere felici noi italiani. Dobbiamo raggiungere la colonia latina di San José de la Rapina. Devo parcheggiare un attimo. Ogni tanto rido da solo, ragazzi, perché penso a dove mi vengono sti nomi così a caso, che però ci stanno strabene, ma soprattutto penso ai vostri commenti sotto ai video di questa serie con tutti sti personaggi e sti posti strani, e vi giuro che a volte non ce la faccio, cioè rido, troppo figo. Ecco, dobbiamo svoltare di qua. Ovviamente, ragazzi, mi sono portato dietro solamente il necessario, ovvero Gigino, Cesarino il peccatore, è tornato alla casa madre perché deve realizzare altre 2-3 repliche in silicone di quelle che fa lui. Rimaniamo sintonizzati perché il prossimo episodio potrebbe essere finalmente la realizzazione dell'auto da drift ufficiale dell'officina. Però io qui vedo soltanto dei cefali e degli alligatori. Probabilmente Gigino dovevamo girare lì. Eh sì, vedo le galline. San José de la Rapina potrebbe essere questa. Giuro che non è lui il veicolo, anche se di fatto non sarebbe male. Proviamo a bussare questa cantinola. Mentre ci rispondono al citofono, vi faccio vedere dallo smalavifon l'annuncio che abbiamo trovato. Questa, ragazzi, è una 124 Abarth del 1980, uno spiderino italiano che naturalmente metterà a dura prova i gusti dei clienti medi britannici, che hanno le loro AMC, le loro Spitfire varie, e che noi dovremmo essere in grado di convincere con un'auto che francamente potrebbe, per un conoscitore medio, essere anonima. Noi sappiamo che non è così. Cercheremo di darle un tono, o più precisamente un malavitono. Sono un po' arrabbiato perché nell'annuncio tutte queste botte non c'erano, ma non sarà un problema per il nostro Ed. Gigino si è portato via il RAM a casa. Questo qua invece era il padrone della 124, che adesso si leva dalle balle. La teneva rinchiusa qui, che non è una casa, è semplicemente un magazzino. Stai attento che le Subaru hanno una peculiarità nel farsi battere dal nostro pick-up, caro amico, quindi non sfidare. Allora, l'auto è bella vecchia, 1980, ha i suoi acciacchi, lo sterrato non è il modo migliore per capire come va, ma ragazzi, credo che qualcosina di figo si possa tirar fuori. Ovviamente, se mai non si potesse, lo faremmo noi a forza, questo di sicuro. Forse le spiagge demoniache non ci interessano, ci interesserà tornare verso casa, nel mentre che vediamo questa povera, impolverata e mal ridotta 124. Non è Abarth, ho sbagliato prima se l'ho detto, forse sì, perché mi viene naturale. Non è Abarth per niente, questa è una Spider Sport, forse, una roba del genere. Comunque, ragazzi, per essere dell'80, le sue performance un po' le ha. Questa, ragazzi, avete visto, attenzione, i freni non esistono. Bisogna, local travel, travella un po' malavitosamente. Approfittiamo, ragazzi, dell'abusivismo di Agostino, perché noi qui non abbiamo un'officina, un capannone. Utilizzeremo uno dei suoi insieme a Gigino e vediamo cosa tirar fuori da quest'auto. Qua ci sono tutti i cadaveri sulla destra, ma questo a noi non interessa. Dobbiamo accedere al bunker sul retro. Auto pagata 3.000, valore di 25.000.
non abbiamo grossi margini, non vogliamo trasformarla in una bara pericolosa, ma deve essere un nostro affare. Lavoreremo bene, soprattutto speriamo esteticamente. Intanto la prima cosa che è stata eseguita qui naturalmente è una sistemazione superficiale della carrozzeria. Ecco che Cesarino ci ha portato qualche idea dal lontano continente. Guardate, io utilizzerei questa filosofia un po' modernizzante, senza questi grossi paraurti che non si portano più. Guardate che bello quel becchettino della 124, peraltro Fiat genuino questo materiale, ovviamente sempre in versione replica del Cesarino nazionale. Dietro lo spoilerino, incredibile. No, non lo metto, vorrei solo levare, ecco, esatto, questo brutto paraurtozzo lì, perché ovviamente non ha più senso una volta fatto il lavoro anche davanti. Bello. Nelle conversioni c'è un po' di roba abbastanza criminale, ma non è alla nostra portata né nei nostri obiettivi. Faccio felice un futuro acquirente solamente installando una turbina che ci costa solo 1.800 perché è ricavata dal trattore di Agostino. Dobbiamo assolutamente rientrare nei 20.000, ragazzi, solo di modifiche, perché arriviamo a 23 e diciamo che è un po' il limite massimo. Quindi qua poche storie, vediamo cos'è che conviene montare. Probabilmente un bello scarico. Questo è un lavoro che rende sempre molto per soli 3.000. Beh, potenza ne abbiamo già aggiunto un'ottantina di cavalli, quindi attenzione. Ripeto, questo non è bare a quattro ruote, quella è un'altra serie. Qui possibilmente si lavora bene e si cerca di risparmiare. Non avevo messo il filtro, che con lo scarico ci sta bene. Vediamo cosa succede a lasciare così, perché poi ci sono altre modifiche che chiaramente, ragazzi, noi vogliamo fare perché siamo un'officina seria. Ad esempio, ci siamo già accorti in pochissimo tempo che l'auto non frena, quindi un bel impianto come si deve aiuterà a risparmiare qualche vita. Magari mettiamo questo. Chiaro che un assetto un po' più basso potrà aiutare. Qualora quest'auto dovesse risultare leggermente pericolosa, non riduciamo il peso assolutamente. Andiamo a revisionare solo la frizione in modo che migliori, ma nulla di eccessivo, rimane praticamente la sua, perché poi a livello di cambio voglio rimanere tradizionale e ignorante con la leva, che devi star lì a buttarla dentro a calci. Differenziale non sappiamo che farne in questo caso. Lavoriamo su una gomma nuova, che infatti viene un altro bel 2000. Questa qua è a trazione posteriore. Noi vediamo di un bel cerchio da 17 come la sorella moderna. Proviamo un cerchietto, siamo un po' oltre, ma d'altronde i cerchi a 17 però effettivamente mi sembrano un po' grandi, se posso dire. Va bene il 16, leviamo le gomme maggiorate, che peraltro erano soltanto 10, ed ecco che ritorniamo nel budget. Facciamole per bene le cose. Abbiamo fatto molto più che per bene le cose in realtà, perché dalla nostra officina oggi esce il doppio dei cavalli rispetto all'auto originale. Ci siamo presi una bella responsabilità, tutti noi di AM4R, io, voi e i ragazzi che lavorano. Speriamo di non mettere in pericolo nessuna vita. Qua, ragazzi, ce l'ho già. Strizzeremo l'occhio alle pronipoti di quest'auto usando questo bianco antico un po' sporco, che comunque richiama l'auto. Lo specchietto di destra dimenticavo di montarmelo, Ed, oppure l'auto non ce l'ha? Mi sa che non ce l'ha. Questo cerchio è venuto bellino così, badate che non è nero ma è grigio Abarth con canale rosso e anche il bullozzotto in mezzo, che poi è il coprimozzo. Forza col bunker del Wrap e diamo vita ad una vecchia nuova 124. Vi dico che faremo: a questo bianco antico abbiniamo tutta la parte superiore dell'auto, quindi diventa un bicolore grigio, uno schema che si vede sulle Abarth più moderne e che secondo me funziona. L'effetto laterale, senza alcun collaterale, verrà così, più o meno. Rimarrà da decidere se abbassarla ulteriormente, perché lì poi vorrei che il margine fosse preciso, però sotto i passaruota francamente mi sembra un po' azzardato. Qui sul davanti, ma sì dai, arriviamo alla linea del cofano, lateralmente questo non è un problema. Applichiamo anche dietro questo Essential e poi
ci possiamo dedicare finalmente ad altro. Perfetta così la divisione. Ovviamente il lato di sinistra è l'unico che per ora tralascio, perché poi sarà di base la copia di questo lato. Io mi approprierei del tema dei fasciotti Abarth, però sono educato e ci metto la scritta 124 Spider e non l'impropria Abarth. Tra l'altro andiamo a sbiancheggiarla un po', come la carrozzeria. Molto bella, guardate che freschezza che le abbiamo dato, sembra quasi il modello nuovo. Eppure non è una vecchia rovinata, è bella anche in quanto vecchia. Ci sarebbe da lasciarla perdere così, ma siamo su AM4R e un tentativo si fa sempre. Tra l'altro notavo che nello stemma Fiat c'è lo stesso rosso che abbiamo usato per i dettagli dell'auto. Queste sono cose proprio dell'altro mondo. Va detto che questo sbandierino italico non è male. Qui però utilizzeremo la filosofia inversa del davanti e lo facciamo invece terminare là. Molto sottile, perché altrimenti diventa troppo forte. L'auto è delicata, questo non so che di champagne appena aperto. È bella comunque, eh? Affare malavitoso impegnato, devo dire. Allora, davanti non c'è posto per la targa, la targheremo sul retro. Ci vuole, perché c'è proprio lo spazio che aiuta. Tuttavia però il muso non la passa liscia e gli faccio questa righetta in stile più sportivo rossa, giusto lì così, che fa dettaglio. Vorrei trovare una targa di quelle che dico io, ecco, tipo questa. Guarda che c'è proprio la casellona bella, perfetta. Roma, capitale, va bene. Un po' di rossetto finale, permettiamocelo anche dietro. Naturalmente, sempre sul retro non può mancare il nostro marchio, anche questa volta in versione compact, perché lo spazio non è molto, però bellino, con i colori pienamente rispettati. AM 4R sotto. Nel frattempo io mi sono accorto che qualcosa è andato storto nella registrazione della mia faccia, ma va bene. La cosa più importante, cioè il gioco, è salvo. Oggi episodio di Affari a quattro ruote ancora più immersivo, senza faccia del narratore, che comunque dichiara finito questo progettino e direi anche molto molto figo. Vediamolo in strada. Ricordiamoci potenza raddoppiata per questo malaviaffare. Guardate che bello che è, attenzione, eh? L'abbiamo provata prima, ora vediamo la differenza. Beh, direi che qualcosina c'è a bordo. Belle le finiture in legno. Senti, fa proprio un rumore di filtro a cono economico. Anche un po' di VTEC però, eh? Non chiedetemi perché. Beh, comunque è ottima, tiene anche molto bene la strada. È vero che non è violentissima, quindi ci sta che tenga la strada, però è un'auto dell'80, eh? Bella controluce qua. Qui ragazzi necessitiamo di una garetta per questo nuovo affare. Davvero soddisfacente. Sarebbe veramente una cosa di livello riuscire a competere in una gara con questa vecchia 124. Ovviamente è roba da M4R, adesso lo andremo a fare. Siamo peraltro arrivati in questa che si chiama... Oddio, che figata lo scollino. Discesa del picco. Prepariamo Gigino che conosce la zona. Riguardiamoci un attimo questa bellissima auto, guarda che roba. Vedo delle avversarie interessanti. Ovviamente l'evento è un pochino equilibrato da vetture simili con altri marchi che competono con AM4R nel settore. Attenzione, eh. Oh, non fa scherzi, eh? Era entrata la seconda direttamente. Oh, perché spingono? Che bello qua sullo scollino. Mamma mia, ragazzi. Vai, Gigino. Fagli vedere all'interno. Bellissimo, gran taglio. Buon manico, Gigi. Se la cava davvero. Cerchiamo di non rovinarla troppo. Questa poi va venduta. Attenzione, perché davanti c'è qualcuno che tenta una fuga, ma Gigino lo vede. Tenta di andare a braccarlo. È un pezzo con asfalto messo maluccio. Attenzione. Dentro la 124 di AM4R di traverso pure. Cerca un incrocio di traiettoria con questa che è probabilmente una Nissan. Occhio, prova all'esterno. Mannaggia, che si intraversa la nostra, Perché è molto più potente di quello che dovrebbe sopportare una carcassa simile.
Ma il sorpasso alla fine c'è, è finalizzato, completato ed ufficializzato. Eppure archiviato. Andiamo verso la prossima vittima? No, perché attenzione, c'è un ritorno di fiamma. Quanto sono belle le gare qua a Fortune Island, sempre molto combattute, cattivissime, anche con l'Audi Sport 4 mi sono divertito un sacco. Questa discesa è veramente figa. Certo, mi aspettavo un asfalto un po' meglio. Fare un mezzo rally con queste è leggermente terrorizzante, attenzione. Dai che arriviamo, occhio qua, occhio all'inglesona, passata adesso di giustezza dall'italianozza, e adesso ci sei solo tu, stupida officina sconosciuta che pensa di poter competere col 124 AM4R che arriva sparatissimo e punta dritto al rosso come un piccolo torello. Oh, ai 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 ai, il sorpasso finale in scia c'è, incredibile, incredibile. Sì, c'erano due GTR, una quella che abbiamo passato alla fine, l'altra mi sembrava proprio quella che avevo detto. Ecco il podio, ovviamente AM4R trionfa, auto nettamente la più bella che si è vista in questa competizione, tutte molto belle, gara bellissima. Anche oggi ragazzi tanta roba, guardate che stile, io vi saluto così, auto bellissima. Chiaramente come ho fatto l'altra volta evito di farvi vedere l'immissione sul mercato dell'auto, sperando che comunque ci possa essere qualche fortunello di voi a potersela beccare alla pari di qualunque altro. Ci sono rimasto un po' male per la facecam, ma va bene, mi rendo conto che non è una grande perdita, tanto ormai le mie facce le conoscete, riuscirete ad abbinarle alla voce. Nel caso vi foste dimenticati come sono fatto, passate da Instagram che mi trovate sempre lì. Vi abbraccio ragazzi, anche per oggi un salutone da tutta l'officina di AM4R e ci becchiamo nel prossimo video.